L'Inter non ce l'ha fatta in Sedo e quindi non va neanche in panchina. In panchina in attacco c'è Sanchez. Come risponde il Milan, Tiziano? Milan risponde con Maignan in porta, di difesa 4 da destra a sinistra, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Teo Hernandez. A centrocampo Tonali, Benasser, e Tridente dietro la punta, da destra a sinistra Selemaker, che sì, Leao, Giroud di punta. L'arbitro il signor Guida. Derby iniziato da 10 secondi 10. Buonasera Gianni Solaroli. Ciao Francesco, ben ritrovato, ben ritrovati anche gli amici che sono in studio e quelli che ci seguono a casa. Buonasera ad Alessandro Biondi. Ciao, Alessandro, ben ritrovato. Buonasera Ezio Morina. Ciao Francesco, buonasera a tutti. L'unico super partes che vigila è sul derby in attesa della sua Juventus. Dalla mia finestrina sto guardando il panorama. Mi sembra giusto. Allora, Inter che parte in attacco con una rimessa laterale, Filippo. Sì, rimessa laterale per l'Inter, zona offensiva di destra, se ne incarica Dumfries, ha protestato il Milan perché voleva un fallo in attacco su Hernandez, ha lasciato proseguire, l'Inter è partita in contropiede, non si è concretizzato il contropiede per un lancio un po' impreciso di Barella su Dumfries, palla un po' troppo lunga, l'Inter comunque ha guadagnato un fallo laterale, quando scade adesso il primo minuto di gioco, fallo laterale, posizione offensiva di destra, Dumfries asciuga il pallone, probabilmente prova un lancio lungo dentro l'area di rigore, c'è ancora da attendere, ecco la rincorsa dell'olandese, lancio lungo a cercare Dzeko, Romagnoli in anticipo e Milan. Vai Tizi. Il Milan con Leao dalla sinistra, Leao, meravigliao, Leao. Bravo Ciala, recupera palla insieme a Brozovic, fermato. In scivolata Ciala, attenzione che ora va giù, c'è fallo di Kessié, calcio di punizione per l'Inter, ottima palla recuperata dal turco in mezzo al campo, poi Brozovic è riuscito a sbrogliare la matassa, poi Ciala ha subito una trattenuta da Kessié, oggi con il taglio cortissimo di capelli, bastoni, limite dell'area di rigore, chiama qualche compagno a fare movimento, poi allarga per Perisic, lancio lungo, alto, a cercare Dzeko, Romagnoli alla meglio, ma la palla finisce a Barella che può allargare per Dumfries, eccolo qua, Dumfries contro Teo Hernandez, ancora Dumfries, prova ad andare via, viene messo giù, senza fallo. Nel pomeriggio si è già giocata Roma-Genoa, è finita 0-0 con polemiche furibonde sul finale di partita al 94esimo, ha segnato Zaniolo, gol poi annullato al VAR, Zaniolo è andato avanti a protestare, si è beccato un rosso diretto al 94esimo e credo che gli costerà almeno un paio di giornate di squalifica. Mourinho, una vera e propria furia in sala stampa, tra le varie cose che ha detto è, a proposito dell'espulsione di Zaniolo, se avesse giocato con Juventus Inter e Milan sarebbe successo? Questa è stata una delle provocazioni e poi ovviamente ci torneremo, però intanto è 0-0 tra Roma e Genoa. Milan. Sì, Milan con Teo Hernandez che riceve un retropassaggio, poi appoggia verso Romagnoli, da questi Maignan. Maignan guarda la sistemazione dei compagni, poi tocco corto fuori area per Romagnoli che verticalizza Benasser. Apertura sulla sinistra per Giroud, quindi Tonali che prova l'affondo per via centrale, Tonali, apertura sulla destra, Selemaker, Calabria, cross, deviazione, angolo, terzo minuto. Vai di gioco, Calabria. Milan. Nel Milan ricordiamo che non vanno in panchina cross neanche Calabria, Ibra e Rebic, mentre c'è Tomori, questo per quanto riguarda la panchina, mentre Filippo ci diceva che per un problema all'adduttore Caicedo invece ne è arrivato, come Gosens, ma lo si sapeva, in panchina non ci va neanche. Adesso angolo Milan, batte Tonali. Tonali dalla sinistra, corner per il Milan. Il quarto minuto di gioco, Tonali dalla bandierina, Tonali. Ecco corto. Il solito schemino lì della mutua per Teo Esci Hernandez. Andanovic, non lo posso vedere. Vediamo io, se ripartiamo subito con Andanovic che va a cercare sulla sinistra Perisic, si sovrappone Çalhanoğlu, c'è davanti a che sia Perisic, il tocco è corto per Ciala, poi orizzontale per Broz, però rimaniamo nella nostra metà campo sul pressing alto del Milan, palla sventagliata da Broz sulla destra per Skriniar che avanza palla al piede, supera la mediana, trova tra le linee Dzeko in mezzo a due del Milan, ancora Dzeko, allarga per Dumfries, pallone non facile, bravo l'olandese col sinistro da domesticare, poi Brozovic di prima, scambia con Dzeko, bene a metà campo, ancora Broz col sinistro, sventaglia sulla fascia mancina per Perisic che stoppa di petto e mette giù, punta Calabria, ancora palla sul sinistro, arriva il cross di Perisic, deviato Maignan, croste dalla sinistra, Maignan blocca facilmente, palla a terra, sforzata. Primo derby per Maignan, eh? Già, l'andata c'era Tatarusano. Che parò anche un rigore, mi sì, pare. A Lautaro, così. Sì, è vero. Tonali, è vero.
c'è l'intervento del giocatore Dumfries, mette un fallo laterale, rimessa laterale sul versante sinistro a metà campo, rimessa laterale per il Milan. 5 minuti di gioco Inter-Milan, rimessa laterale effettuata per Romagnoli, tocco in orizzontale, Kalulu sulla destra, retropassaggio, Maignan, il nuovo Romagnoli, quindi Theo Hernandez, Theo, verticalizza, fuori. Sbaglia la misura del passaggio, rimessa laterale per l'Inter. Si arrabbia molto minuto. Barella con Dumfries, perché sul pressing alto Dumfries è rimasto molto indietro e non ha chiuso Hernandez. E Barella ha fatto cenni ampi a Dumfries, che si deve alzare, anche rimproverandolo abbastanza clamorosamente. Attenzione che Dzeko sbaglia qua. Bravo De Vrij a recuperare. Vediamo chi arriva primo sul pallone, mi sa il Milan. No, Perisic, sì. Cialanoglu, bravo, 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 l'Inter tiene palla, Perisic, ancora Brozovic, attenzione al pressing alto del Milan che ci mette in difficoltà, Perisic, lancio lungo sulla verticale, Mancina, protegge palla bene Barella ma la perde. Benasser, c'è un rimpallo. Oh, l'altra chiave tattica, Gianni, è che si trequartista, come a Empoli, fatto per andare a essere il primo aggressore di Brozovic, l'idea meno male è quella. È un esperimento che ha funzionato, nell'unica volta che l'abbiamo visto, siccome le fonti del gioco sono assolutamente quelle di Brozovic, che è un giocatore fondamentale, credo che mettergli la pressione di un giocatore come Kessié possa essere una chiave veramente di lettura molto importante. Tra l'altro ti metti tre giocatori di livello a centrocampo, perché Benasser, Tonali e Kessié comincia a essere una squadra che ha un impatto importante, diciamo, di tenuta. Poi è da vedere, potrebbe essere anche scavalcato, quindi potrebbe essere anche fuori posizione. Però è una mossa che io, ad esempio, condivido. Alessandro, l'uomo chiave nell'Inter chi potrebbe essere? Perisic. Da quella parte, sì. Tu dici, su Calabria. Esatto. Anche se in questo momento, devo essere sincero, i primi 7 minuti il Milan non sta comunque... Non sembra una squadra che è nettamente, come dicono loro, inferiore o svantaggiata. Il Milan sta giocando anche bene. Lancio lungo, vediamo... De Vrij su Giroud, lo anticipa, bravo De Vrij, togliere la palla o comunque togliere la possibilità di intervenire a Giroud. Poi Andanovic, corto per Skriniar, attenzione al pressing di Leao, alto in area di rigore, Barella viene a prendere la palla a spalle alla porta, poi pressato da Tonali, prova ad allungare il pallone in verticale per Lautaro che arriva adesso, trova Dzeko, Dzeko subisce fallo, calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione. Un Milan aggressivo comunque, cioè... Molto. Morina, lei tifa? No, io guardo, non tifo, però... Lungi da me l'idea di tifare Inter, ci mancherebbe. Chiaramente se dopo questa partita la distanza fra Juventus e Milan fosse sempre di 7 punti e noi abbiamo una partita in meno da giocare, vorrebbe dire stai dicendo che speri che vinca l'Inter? Sotto sotto tifa Inter oggi, non è che sotto, non riesco sotto, a dirlo, sta supercazzola per dirci, capito? Ma non riesco a dirlo, non mi esce, non capisci, mi viene. Che non ci si può più fidare neanche ragazzi. Degli Juventini. Messo a laterale per il Milan, sbaglia. Devo anche guardare l'Inter. Il mio orticello. La vedo un po' impacciata oggi, non lo so perché. Filippo, hai questa sensazione? No, ma noi è un periodo che non siamo brillantissimi, quindi. Teo, la rimessa sulla sinistra. Cioè, il Milan mi sembra più sciolta. Aspetta. Il Milan ha più determinazione perché Leao. Deve vincere questa partita assolutamente. Tocco perché corto, sa che se non vince questa partita. Fallo laterale per seri. L'Inter. A livello di sulla destra, Dumfries pronto a battere la rimessa e laterale. Pallone lungo, attenzione che lo recupera ancora il Milan, bravo Ciala, pallone indietro alto per Bastoni, c'è Giroud in pressing, Bastoni bravo di prima sulla sinistra per Perisic, verticale a cercare Dzeko, curato alle spalle da Kalulu, Dzeko prova a dare la palla ancora di ritorno a Perisic che si era sovrapposto, sporca la palla Kalulu e la mette in fallo laterale. Kalulu è messo in fallo laterale. Fallo laterale per l'Inter, zona di sinistra verso la metà campo, Perisic chiede all'arbitro guida esattamente il punto da cui deve battere, stiamo per entrare nel 10° minuto di gioco. Perisic che cerca un compagno, poi tocca corto per Lautaro che stoppa, perde il rimpallo ma lo guadagna il pallone Ciala sulla sinistra, ancora Ciala va a cercare Perisic, può provare il cross, Perisic lungo sul secondo palo, c'è Dumfries in testa, te l'ho detto Perisic, Dumfries, l'olandese volante che è fuori gioco, cos'è? Volevo dirvelo subito, poi ho detto
poi fuori vi... gioco! L'ha vabbè. Segnato il guardaline! Rivediamolo. Fuori però. Gioco! Fuori gioco di Perisic. Sì, a voglia. Sì, Perisic. Fuori gioco netto di fuori Perisic. Gioco! Fuori gioco! Ha fatto certo un che... netto posizione di fuori gioco, sì. Dormita totale, mi permetto. Ma di Teo, di Teo cosa su Teo Hernandez su Dumfries. Dumfries gli salta in testa neanche sì, Mark Hartley sì. Con Collovati, ricorderete. Gran gol però, sembrava Alexandro, aveva avuto lo stacco di però obiettivamente molto corretta. Comunque, la decisione dell'arbitro. Gioco, almeno 0-0 con gol annullato di 1-0 con gol di Dumfries. Direi che... Lo diceva anche un signore francese quello, che se l'inteneva, il messio della palista. Quello lì. Immaginavo che lo dicesse lui. Comunque, si resta sullo 0-0, gol annullato all'Inter per fuorigioco, decisione corretta, c'era, obiettivamente... Perisic era più avanti, riparte dal basso l'Inter, Filippo. Non impeccabile Meignan, allarga sulla però, sinistra per Perisic di testa, va a cercare Ciala, si gira bene il turco. Bravo. Poi il lancio per Perisic è bellissimo, di prima, di sinistro, può provare il cross Perisic, arriva il cross morbido in mezzo! Teo Hernandez mette fuori, recupera ancora Brozzo, finta su che si libera per il sinistro! E la parata di Meignan! Meignan, c'erano delle azioni, Meignan si è disteso. Il gatto, l'attaccante dell'Inter. Vediamo Brozzo, colpo di rene sinistro, di deviazione di schiena di Kalulu e la parata di Maignan. Sì, fortunatamente, fortunatamente per il Milan Kalulu non la devia tantissimo. Di schiena. Era nel raggio d'azione di Maignan, bravo e reattivo. No, ragazzi, questa è una parata... straordinario, no, è una gran parata con un colpo di reni, però non è che il da pallone gatto. Come ha detto Francesco era nel suo raggio d'azione ma era dall'altra, stava andando dall'altra parte . Questa è una gran parata, ragazzi, è lì per fare il portiere . È una grandissima parata, secondo me grandissima, no, grande. Avete rimpianto tanto Donnarumma, ma questo qua comunque tre quarti non è centrale, si ricompatta, non so il di chi parla, pallone all'indietro, questo non è di meno, questo è forte per Bastoni. Poi trova Perisic sulla fascia di sinistra, sovrappone Ciala, Perisic va a puntare Calabria, scambiano i due, ancora Perisic, buono l'inserimento di Bastoni che prova un cross di prima, cicca il pallone. Fermento di Kalulu che respinge. Ancora Ciala, fallo di Benasser, calcio di punizione fallo. Per l'Inter, tre quarti di sinistra, immagino che da quella posizione andrà Cialanoglu con il destro a mettere dentro l'area di rigore con la palla tagliata, rivediamo lo sgambetto di Benasser. Calcio di punizione per l'Inter che è andata... in gol con Dumfries, ma sul cross fuori gioco di Perisic. Ma io non sono tanto d'accordo con te, Ale, nel senso che è una parata, ma la palla era molto lenta. Ma stava andando dall'altra parte, Filippo. Ma ha allungato il braccio, guarda, la presa. Sta andando di qua. Nel senso sì, buon intervento, ma non mi sembra un... Comunque tre pericoli tutti da quella fascia. Cialanoglu, solo Salamaker... Salamakers, scusate, in barriera, parte Ciala, tagliato direttamente su Maignan. Maignan blocca e appoggia verso Teo Hernandez, minuti di gara 13, azione offensiva da parte del Milan. Giroud si è svegliata l'Inter. Baglia l'appoggio, regala una rimessa laterale. Fallo laterale per l'Inter, Skriniar, zona difensiva di destra, serve Barella, poi Brozzo, pressato leggermente da Kessi. Barella va a cercare tra le mire e Dzeko prova a dare a Dumfries, altro duello in velocità con Hernandez che commette fallo, calcio di punizione per l'Inter, si arrabbia molto il francese, ma adesso Dumfries si è fatto male al polpaccio, è andato via bene l'olandese, Teo si arrabbia molto, vediamo se ha ragione oppure no. Sì. Ma cioè, non è fallo. Come questo, non è fallo? Dai, ha messo le gambe in mezzo. Come no? Dai. No, ce l'ha di no? No, ragazzi, dai, è davanti. Però già. Secondo me il Milan deve fare qualcosa sulla fascia destra con Calabria e Perisic. Deve fare Salemaker, deve aiutare di più, perché lì, secondo me, rischia di più sulla fascia appunto della parte di Perisic il Milan. Punizione. Siamo 3-4 metri fuori dal lato corto destro dell'area di rigore della fascia destra offensiva per l'Inter. Cialanoglu sul pallone, vediamo Tonali in barriera, non ho visto se ce n'è un secondo, vediamo un po', 14 di gioco, no, solo Tonali in barriera, mi sembra anche abbastanza vicino, tutto pronto, Cialanoglu, pronto a mettere la palla in the box, fischia guida, parte il cross di Ciala, lungo sul secondo palo, Dumfries la rimette, chi? No, indietro, sparacchia in avanti laddove non ci sono... giocatori rossoneri. Ah, si riparte da dietro, quasi un quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Inter e Milan, ci separiamo, due minuti la linea, la regia, siamo di nuovo insieme. Milan, 19 minuti, già battuto, Calabria. Bravo Ciala, ruba palla Ciala,
allarga poi il pallone per Barella, non precisissimo, bravo Dumfries a recuperare, ancora Barella, supera la mediana pallapiedi, sovrappone Dzeko sulla destra, servito, punta Teo Hernandez, non c'è storia in velocità, Dzeko prova a entrare in area di rigore, dare fastidio al francese, rischia però Dzeko. Un uno contro uno che non poteva vincere e ha provato a disorientare con una fine rimessa da fondo campo per il Milan, ma non ce l'ha fatta. Rimessa da fondo campo per il Milan, 20 minuti di gioco. Puntare uno contro uno Dzeko Hernandez nello stretto. Coraggioso Dzeko, audace quantomeno nell'accettare la sfida. Cioè, se tu sposti e tiri, ok, ma se provi ad andare via è difficile. O un contrasto di testa ce la può fare, assolutamente sì. Però insomma, velocità. Vai Tiziano, ancora Milan. Sì, Milan, Salemaker. Benasser. Tonali, deve dribblare anche l'arbitro. Aia. Salemaker. Aia. Dai, vai, limite dell'area. Con la mano. Ma quale mano? Con la mano. Reazione, tiro e quale protesta un giocatore. Con la mano. Barella recupera palla sulla destra. Contro che sì, che va a pressare alto, Barella rischia, poi in qualche modo serve Brozovic, attenzione al lancio, a cercare Dzeko, fallo da dietro di Romagnoli, qua cartellino giallo, assolutamente giusto. Tanto Salemaker va muso contro muso con Guida. Romagnoli si è beccato il primo giallo, sono curioso di rivedere il replay precedente. Gianni invocava una mano, non ho capito. L'ha invocata anche Teo che gli ha calciato contro. L'arbitro era. Ma beh, i calciatori sempre. No, per carità. Era messo bene l'arbitro. Ora vediamo. Adesso lo vedremo, penso. Eccolo qua. Ecco. No, c'ha il braccio attaccato. Dai, ragazzi. Prima di dire, bisogna guardare. Ho detto braccio, infatti la prende sul braccio. Ma però ce l'ha attaccato. Gianni, ma sì, ho capito. Filippo, ma chiamare un rigore in un'azione così, senza averlo rivisto, a me. Ma doveva amputarselo per non prenderla sulla. L'arbitro era messo bene, l'arbitro. Ho detto che l'ha preso sul braccio e ce l'ha attaccato, ok. No, ma infatti è vero, la prende sul braccio, ma il braccio è attaccato alla mano e quindi non è mai calcio di rigore, è giusto così, si va avanti e si gioca. Certo, assolutamente sì. Stiamo rivedendo il tiro, ma insomma Bastoni non fa nulla di scorretto nella maniera più assoluta. Vai Tiziano, Milan che riparte dal basso. Sì, Romagnoli, Kalulu. Diciamo che adesso avete un centrale ammonito e già... Apre sulla destra per Calabria. Retropassaggio per Begnan. Dai ragazzi! Romagnoli, Teo, si procede per linee orizzontali. Palo laterale per l'Inter, con sufficienza questo lancio di Teo Hernandez sulla sinistra. Palla regalata all'Inter, se ne incarica Dumfries di questa rimessa con le mani, però... C'è ancora da aspettare qualche secondo, l'arbitro ha interrotto il gioco, non so per quale motivo, adesso si dovrebbe ricominciare. Dumfries prova a dare una palla a Lautaro, sbaglia tutto. Poi sbaglia anche Leao che non controlla un pallone che stava uscendo e quindi possiamo riprovare a battere un altro fallo laterale, quello di prima Dumfries l'ha battuto molto male. 23 di gioco, inquadrato Leao, ma ora è Dumfries pronto a battere la rimessa. Vediamo un po', ancora una volta l'olandese controlla la posizione dei compagni che si muovono poco, arriva adesso il movimento, Dumfries non trova però la possibilità di dare Lautaro, lo fa adesso Kalulu, però in anticipo Dzeko recupera palla, limita la rigore, trova Lautaro il destro, corner, c'è Kalulu che mette il piede, intercetta e mette in calcio d'angolo, corner per l'Inter, il primo della partita dell'Inter credo, per i neroazzurri è il primo, sarà Çalhanoğlu a battere dalla destra, 23 di gioco, va a prendere il pallone il turco, lo sistemerà nella mezzaluna della bandierina del corner di destra, sì. Tutto pronto, 23 di gioco, stiamo per entrare nel minuto 24. Çala sta per mettere la palla in area. Arriva il cross di Çala, buono sul secondo palo, mette fuori Tonali, palla che si impenna. Meno serie di teste. Recupera Çala, ancora per Barella, può crossare dalla destra Barella, arriva il cross, spazza al Milan. Giroud lontana. Recuperiamo ancora noi con Bastoni, c'è un timido pressing di Leao, Bastoni però preferisce ricominciare da Handanovic, 24 di gioco, Handa si avvicina a Bastoni che chiede palla, servito proprio Basto, si trova di fronte Giroud, sposta la palla sul mancino Basto e poi tocca all'indietro per Brozo, ci facciamo attaccare e allora indietro da Handanovic, Giroud prova il pressing, Handanovic corto lì per De Vrij.
sul lato corto destro dell'area, avanza l'olandese, cambia tutto dall'altra parte per Dzeko, addirittura in posizione da Perisic, e dà la palla adesso a Perisic, si butta nello spazio Dzeko, Perisic gli dà il pallone sulla corsa, così lo sfiancate povero Dzeko, arriva il cross sul secondo palo, ancora Dumfries contro Hernandez, arriva ancora Dumfries, e fallo laterale per l'Inter, spazza Kalulu, ancora una volta sul cross dalla sinistra di Perisic, Dumfries riesce a saltare più in alto di Theo, riesce a rimettere la palla verso l'area di rigore. Una caratteristica dell'Inter, ha segnato 14 gol di testa. Tutto pronto Lautaro per la rimessa laterale. È un po' spento Lautaro. Dumfries è uno dei migliori in campo. 25 di gioco. Pronto a mettere il pallone in aria, Dumfries con le mani, palla bassa, cercare Dzeko, c'è Benasser. Calabria. Spazza. Benasser. Diamola giusta palla una volta. Che sì, ma gioca anche che sì? Sì. Sì, numero. Appoggia all'indietro verso Theo Hernandez. Verticalizzazione. Devrai recupera, poi si sposta la palla lunga, prova a lanciare lungo, non funziona, a cercare Barella, c'è un contrasto di fisico, va Lautaro sulla destra, può puntare Romagnoli, può entrare in area di rigore dalla destra Lautaro, non tira, crossa per Ciala, di petto per Dzeko che non tira, poi va giù, c'è calcio di punizione, no, per... no non c'è. Si gioca. Recupera palla l'Inter, ma ancora Milan. Bravo Perisic, sì, che non riesce a fare tre passaggi consecutivi, è già ben preciso. Tre, dammene tre almeno. Ragazzi, quello era fallo però, Bastoni, cambia tutto sulla destra per Barella, stoppa di petto Barellino, si accentra sulla tre quarti centrale, ancora Barella, va a chiedere palla ad Dumfries servito, si butta nello spazio Dzeko servito, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno con Romagnoli, arriva il cross, rimpallo ancora, favorisce Dzeko, palla per Lautaro, Lautaro lì dietro per Barellino! Il destro! Fuori di pochissimo la destra di Magnan! Inter ancora una volta vicinissima all'1-0. Grande la palla di Lautaro, bravissimo Barella a provare l'esterno destro perché lì non c'era spazio sulla chiusura di Tonali e anche su quella di Benasser, prova il destro con l'esterno, adesso non so di quanto sia uscita la palla, credo un metro e mezzo. Beh, non di tanto, Cazzo non se di la, tanto. Se la chiude appena appena con la palla. Ma aveva Tonali da una parte e Benasser che arrivava dall'altra, ha dovuto proprio fare... un metro che credo abbia fatto il meglio di quello che poteva fare in quel momento Barella. È solo Inter però adesso. Lautaro, Lautaro sbaglia il pallone. Solo Inter. E recupera il Milan. Non riusciamo a uscire palla al piede, mai. Dai, azione sulla destra. A parte dei rossoneri. Benasser. Facciamo un po' di giro palla, vediamo se riusciamo a salire un po'. Centrale per Romagnoli, da questi a Theo Hernandez, sempre in orizzontale. Retropassaggio per Maignan, stucchevole la manovra del Milan. Da Maignan a Kalulu. Kalulu si ferma e retropassaggio. Hernando Benasser. Tonali. Brozzo recupera palla, male. Vediamo se riusciamo male a ripartire. Dzeko tre quarti centrali, si butta Lautaro nello spazio, vediamo se Dzeko riesce a dargli la palla, se gliela dà il destro di Lautaro, la deviazione e palla che non va neanche in corner perché Maignan è bravo a recuperarla e a non farla uscire dal campo. Beh, mi sembra abbastanza dominante l'Inter, stradominante. In questo momento sì, quel pallone perso a centrocampo da Tonali, grave, velenosissimo, sì, sì, sì. Grave per un giocatore come lui. È vero. Sì, ha fatto un errore grave davvero, pericolosissimo, perché gli concede una ripartenza. I primi 5 minuti il Milan aggressivo, qualcosa ha fatto, e poi piano piano, un po' per volta, sì, l'Inter sì, è venuta preso fuori. In mano la partita lì, sì, però il gol devi farlo, perché poi sai... A me lo dici? Poi... Dzeko bravissimo a recuperare un altro pallone, riparte l'Inter con Barella, 3 contro 3, Barella largo sulla destra per Lautaro, ora il Milan ne ha 5, noi ne abbiamo 3, ma arriva da dietro anche Dumfries, Lautaro tre quarti di destra, Lautaro prova un pallone, perfetto per Dumfries, ma parata di Maignan, che parata mamma ragazzi. Sì, qua non so quanto sia bravo Maignan e quanto sia un po' pollo Dumfries, perché era davanti alla porta da solo, poteva scegliere dove mettergli, la tira in bocca a Maignan, ma questa è un'occasione clamorosa, gliela tira addosso però Questa è colossale, solo davanti a Maignan, non l'angola. Se poi non fai gol, calcia poi. Solo di potenza Dumfries, non angola il tiro, reattivo, bravo Maignan che salva ancora il Milan dal vantaggio dell'Inter. Un Inter che sta veramente facendo più o meno quello che vuole in questi primi 28-29 minuti di gioco. Ha preso possesso della metà campo del Milan e il Milan, insomma, in questo momento Tiziano non dà l'impressione di riuscire ad avere
delle contromisure efficaci? È un dominio, direi quasi incontrastato da parte dell'Inter. Dzeko! La prende in faccia Kalulu, che rimane a terra. Mignan, credo che l'arbitro l'ha persa due volte. La prima ha sbagliato. Un giocatore bravo lì la piazza, comunque non tiri quella vignetta lì, sei da solo. Quasi mezz'ora di gioco, 0-0, ma derby quasi totalmente a tinte nerazzurre, almeno in questi primi 30 minuti di gioco. Diamo la linea alla regia, meno di due minuti, possiamo interromperci in caso di gol, continuate a seguirci. 32 di gioco, 0-0 tra Inter e Milan, ancora Inter, Filippo. Sì, con Dzeko che va in cabina di regia a metà campo e allarga per Perisic. Dzeko è veramente ovunque. Ancora Perisic prova ad andare via Calabria, esagera un po', ma riesce a tenere il possesso servendo all'indietro Çalhanoğlu, che poi cambia sulla destra per Barella, tre quarti offensiva di destra, va a cercare Dzeko ancora tra le linee, qua Dzeko si addormenta. Dai, per bravo Dzeko, che sì. Mamma mia. Oh. Sì. Che sì. Pallone lungo recuperato già dall'Inter con Brozovic, servito da screener di testa a metà campo, ancora Brozo, tocco corto per Çala, orizzontale ancora a sua volta per Bastoni, va Perisic in profondità, bella, cerca di prendere tempo a Calabria, ce la fa, lato corto dell'area, palla sul sinistro, ora sul destro, si accentra Perisic, arriva al cross morbido in mezzo per Lautaro, anticipato, palla Calulu, che finisce fuori dall'area di rigore, la recupera Çala. Çala non può tirare perché ha davanti Benasser, prova ad andare via, il tocco è corto per Perisic, si chiudono le maglie rossonere, allora dietro per Bastoni, ancora Perisic, lato corto dell'area, palla sul sinistro, arriva al cross Maignan di pugno, respinge fino adesso Benasser. Migliore in campo del Milan, in assoluto. Eh beh, per distacco, perché è stato dai, più impegnato. Dai, ragazzi, no, è anche assedio, perché ha fatto dei grandi interventi. Sì, diciamolo. Dico, Dzeko. Non addormentare, Dzeko. Cambia tutto, Dumfries, palla altissima, buono lo stop di Perisic, mamma mia che bravo, contro Calabria, aspetta la sovrapposizione di Bastoni, esagera un po', in questo caso fallo, Perisic poi cade e commette fallo. Fallo su Calabria. Dai, è l'ultima volta che ci fai queste robe qui, Perisic, poi il prossimo anno vediamo dove le fai, dai. Ma rinnova. Qualcuno che dia una mano a Calabria per su quella secondo fascia? Me cambia parte del naviglio, quella no, che ti dico, fidati. Gianni, fidati. Qualcuno che dia una mano a Calabria su ma l'ho detto prima, parte? Ho detto prima, ci vuole Salamaker, perché a Calabria sta soffrendo da morire Perisic. Teo non ha fatto una discesa, Ho capito, ma sta soffrendo di più Calabria Perisic sulla fascia destra. Ci riprova proprio Teo Hernandez adesso dalla sua parte. Teo sulla sinistra. Sì, però vedi che poi non va, perché se rimani scoperto lì, è un dolore poi. Da questi romagnoli, però, in orizzontale Calabria in difficoltà per Calulu sulla destra. E allora, stucchevole, Calulu avanza, palla al piede, retropassaggio per Benasser. Calulu neanche male, devo dire. Verticalizzazione. Dai, poi Gianni, ancora sono curioso campo, negli up and down a parte Maignan, chi riuscirai a trovare da far salire. Inizia a pensarci, perché il compito è tutt'altro che semplice in questo momento. Sì. Ancora Milan. Calulu avanza a piccolo trotto, apertura sulla destra, Calabria. Ancora Calulu, retropassaggio per Benasser, tocco in orizzontale per Romagnoli, verticalizza. Aia, bravo Skriniar! Teo, viene fermato. Bravo Skriniar, bravo. La rimessa per il Milan, 34 minuti di gioco. Rimessa laterale sul versante sinistro, Teo indirizza verso Leao. Da questi a Calulu nel quanti me ne fai mettere campo giù, diciamo, nell'up and down? Sette? Largo sulla destra. Me ne dai sette invece di tre? È dura. Sette sono tanti. Va bene. Salamaker. Cioè, ci avrei anche Leao qui che, dietro, diciamo che ancora indietro è in quella pagella Calulu lì, Puoi anche fare Maignan che sale e tutti gli altri che scendono. Romagnoli. Cioè, puoi cavartela così. Leao. A chiudere, dai, Leao. Leao. Si accentra, Leao. Vai Barellino. Stacca Benasser sulla sinistra, Leao, una finta. Toglila. C'è un muro lì davanti. Tonali! Gran tiro, grande parata. Andanovic. Attenzione! No. Oh! Ci credo, autogol quasi di Perisic. Quasi autogol di che Perisic. Che parata su Tonali. Vedi, ragazzi, quando poi non la metti dentro cosa può succedere? Vabbè, ma ragazzi, è un derby, è una partita. Primo squillo del Milan dopo 35 minuti di gioco. Tonali impegna seriamente Handanovic, bravo con il braccio di richiamo a deviare. E poi sul proseguo dell'azione, rimpallo e contro rimpallo e quasi autorete di Perisic. Sì. L'Inter se la cava in questo caso. Primo brivido da sponda milanista e prima calcio d'angolo per il Milan. Vai Tiziano. Dai ragazzi, dai!
Tonali, tocco corto per Teo, quindi Tonali, Tonali, di nuovo Teo Hernandez, che sì. Vai a chiudere, vai a chiudere. Ancora Teo, subito pressing da parte dei giocatori dell'Inter, Benasser, si riparte da centrocampo, Kalulu, Kalulu, largo sulla destra, Calabria, cross, Giroud, colpo di testa di Giroud, allontanano... Dai ragazzi, recuperiamo metà campo con Brozzo, non perderla Brozzo, non perderla, si gira sul pressing di Kessi, poi serve Perisic, ce la siamo vista molto brutta, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, ancora corto per Brozzo, attenzione, ancora il pressing di Kessi, Brozzo dalla, all'indietro per Handanovic, cioè, rimane alto il Milan, Handanovic però ha tempo per decidere cosa fare, ma poi no, col sinistro allarga per palle. Barella di prima, ancora alza un campanile a metà campo, c'è solo Romagnoli, ancora colpo Milan. Colpo di testa di Romagnoli, poi Giroud sempre di testa, Calabria, Calabria, dai, Leao adesso è sulla destra, aia, prova la fondo. Bravo, Leao. Basto! Calabria, cross, non dietro. C'è nessuno. Barellino. Barella lontana. Romagnoli, alzato Teo la testa, Hernandez, mia, sì. Teo, 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 Teo. Bravo, cross. Basto. Esce palla al piede, attenzione a Basto. Attaccato da Hernandez. Allora dai, ancora dai, Brozzo, andiamo c'è spazio piede, per andiamo. Avanzare per l'Inter con Brozzo che porta la palla sulla tre quarti centrale. Brozzo si allunga un po' il pallone. Poi serve Lautaro che può entrare a rigore. Palla sul destro. Lautaro! Ancora Magnon. E palla che finisce in corner. Arrugolo. Dai ragazzi, dai, dai, dai. Bravo Lautaro a prepararsi bene per il destro, è un buon destro centrale qua, sì, non mi so. Mi è sembrato un po' in difficoltà Maignan su un tiro che sì, tutto d'accordo. Sommato non mi sembrava questa gran cosa. Sì, ci anche perché vedendo, la potesse bloccare, ma insomma... No, no, beh, bloccare... Vedendo da dietro il pallone, girava sì, ma sì. Sai che in alcune situazioni sfarfalla un sì, po'. Sì, sì, però cioè, non mi è sembrato un tiro no, che richiedesse una parata come quella che poi è sembrata. È andato a farlo di pugno perché di impresa secondo me rischiava di non angolo tenerla. Inter... Corner comunque dalla destra, forte, Çalhanoğlu, minuto 38, tutto pronto per il cross del turco in area. Arriva il cross di Çala, in mezzo. E vai, annulla questo! Cosa ti ho detto? Perisic! Incredibile! 1-0 per l'Inter! Perisic! Perisic su assist di Çala, cross dalla destra, secondo palo, apre il piattone al volo Perisic in diagonale, non ci arriva Magnan, 1-0 per l'Inter! Incredibile! Dai ragazzi, dai, 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 dai! Cosa ho detto Filippo? Perisic. Ma questo, che è l'uomo decisivo? Perisic. Bravissimo. È buono questo, eh? Bravissimo. Bravo Ivan, che gol! Questo che è buono, spero. Che gol! Calcio d'angolo, lasciato totalmente solo Perisic, che ha il tempo di piazzare il sinistro. E dov'è Calabria? Decisamente Calabria? Rivedibile il concetto di marcatura in casa Milan, dov'è perché Perisic Calabria? È... solo Tiziano, non lo marca nessuno. Cosa ci fa lì in mezzo alla mischia a Calabria invece adesso sull'uomo? Kalulu e che sì. Però Tiziano, tu che sei sempre obiettivo, è meritato. Ma nessuno dice che non è meritato. 1-0 è meritato. Ho appena detto poco fa che Dovigno è incontrastato dell'Inter, è netta superiorità. E allora? Solo che il gol... Il gol è nato, un bellissimo gol di Perisic, però i due centrali, segnatamente Kalulu e c'era, mi pare anche che sì, e l'hanno lasciato libero. Lui ha fatto uno splendido rasoterra, ha battuto Maignan. Adesso diventa una bella partita, perché adesso il Milan deve grazie. Sì, bella per te. Come direbbe quell'amico francese, sì, per gli amici interisti è meglio essere in vantaggio 1-0 che essere ancora 0-0. Adesso il Milan si giustamente deve aprire. Giustamente, peccato. Era Milan. Vai Tiziano. Sì, Teo, Romagnoli, Tonali. C'è fallo di Barella. Se viene l'arbitro, signor Guida, che manda un calcio di punizione per il Milan. 1-0 per l'Inter. Gran gol di Perisic. Siamo al 41esimo. Milan che parte dalle retrovie con Kalulu, quindi Calabria. Salemaker, retropassaggio, altro retropassaggio di Calabria, si riparte dal centrocampo, apertura sulla sinistra, Teo Hernandez, Teo, fa vedere Leao che indirizza all'indietro verso Benasser,
Benasser che apre sulla destra per Kalulu, supera la metà campo, quindi Salemaker, si difende bene, non lascia spazi l'Inter, Teo Hernandez. Chiudilo. Dai. Bravo, Brot, fuori gioco di qualcuno del Milan, non so chi. Punizione per l'Inter, peccato, si lamenta Brozzo perché aveva rubato palla che sì, fuori gioco di che sì, aveva rubato palla che sì e voleva ripartire, però effettivamente mi sembra un po' così. Ma di che è stato l'assist? C'è la nove. Sì. Tutto pronto, adesso rivediamo il gol di Perisic, tanto non so a che punto sia l'azione perché stiamo vedendo il replay. Dovremmo essere saranno già dall'altra parte. Sì. Potrebbero essere dall'altra parte. Potrebbe. No, vedi, comunque c'era palla. Comunque è ripresa la partita. Sì, tra l'altro con la palla in area dell'Inter. Sì. Andanovic. Scusate un attimo che non c'entra niente, ma i tifosi come sono divisi a livello di numeri? Come sempre. Cioè? Curva gioca in casa l'Inter. Sai che c'era il problema. Dai. Mi sembra 38.000 spettatori. Lo stadio è al 50%. Quindi ci saranno 33 dell'Inter e 5.000 del Milan? No, nel senso no, che al Milan sono stati dati, credo, 4.500 biglietti per la curva, però gli altri sono liberi, quindi penso che comunque sì, ci però, siano... Però dicevano che l'Inter ne aveva quasi 33 perché c'erano gli abbonati, gli ex abbonati, tutti quelli... Beh, è chiaro che erano passati al 50%. Mamma mia, Calabria, ragazzi! Mamma mia! Geco allarga per Dumfries sulla destra, vediamo se riusciamo a partire. No, perché Chiesini davanti. Dumfries va a cercare Barella. Aia, si piglia una manata Barella. Rimane a terra, non mette fuori la palla Benasser. Fallo di un giocatore dell'Inter su un altro del Milan. Non ho visto quale fallo ha fischiato, ma Barella rimane a terra dolorante, con mani in faccia. Rivediamo. No, questo è giallo. Dai, raga. Questo è giallo netto. Ma come fai a non fischiare un fallo così? Questo è giallo netto, se non rosso, fucilazione, dai! Gli ha dato una gomitata di fucilazione, un rosso! E tu vedrai che la va a vedere adesso. Un rosso! Se la va a rivedere al VAR, gli dai il rosso per tu vedrai che la va a rivedere. Questo è evidente. Rosso. Arbitro Morina, hai già detto tu, se va a rivederla, gli dai il rosso. Se lo richiamano è perché vedono il fallo violento. Ma secondo me è giallo. Non ha guardato il pallone per niente, Teo, è andato direttamente sulla faccia di Barella. Giallo tutta la vita, via. Beh, allora, gomitata è netta. Sì. La gomitata guarda è l'azione, netta. Guardate. Nel momento in cui fischi il fallo, gli dai probabilmente il giallo. Sì. Mi sembra difficile possa tornare indietro e andarselo a rivedere al VAR, però non lo so. Vediamo non so, se. Però detto questo, il fallo c'era, era evidente. Non puoi non fischiare. No, il fallo era evidente. Il fallo era assolutamente evidente. Gialli, rossi, VAR, robe varie. Guarda qua, ragazzi. Ma no. No, non gli ha fatto niente sto Marone. No, però non è volontario. Guarda, una roba io si sta liberando sono sicuro che al contrario avresti detto in maniera diversa. No, dico, ci può stare il cartellino giallo, va benissimo. Ma poi anche il fallo c'è. Al contrario siamo convinti di questo. Io non è fallo questo, Tizi? Non ho detto che non è no, fallo. No, ti chiedo, secondo te è fallo? No, ma no, secondo me non è da espulsione. Ah, ok, no, ok, ecco, io parlo del fallo. Io parlo nessuno del fallo. Dice che non è fallo. Comunque, Milan. Sempre per vie orizzontali, Tonali, ancora apertura sulla destra Kalulu, verticalizza, colpo di tacco il Salemaker, recupera Kalulu sulla destra, Kalulu, Calabria, Kalulu di nuovo, retropassaggio per Begnani, ma siamo al 45esimo, ma come vuoi? Ma no, non lo so, no, no. Siamo dominati a centrocampo. Attenzione, potrebbe qua. Esserci un minutino da recuperare tra il VAR di testa, bravo Perisic, va a recuperare palla il VAR no, 30 secondi al 45esimo no. Palla VAR, larga di Andanovic a cercare Barella, seguito da Tonali, prova ad andare via sulla destra Barella, ha spazio per avanzare Barella, perde palla Tonali, recupera, non fare fallo lì, ecco, e addirittura partita che si sta un po' incattivendo in questo finale. Se ragionassimo in una certa maniera ci saremmo scandalizzati per questo fallo. Questo? No, questo non è fallo. L'hai rivisto? Non l'hai rivisto, stavi guardando me, non l'hai rivisto. Non l'hai rivisto, stavi guardando me, calcio di punizione. Se non ha dato il giallo Hernandez, prima, non dà il giallo adesso. Però ho sbagliato. Sono due minuti di recupero, allora arriviamo fino alla fine, poi ci separiamo dopo per la pubblicità e i commenti nell'intervallo. Credo sia fallo laterale però. Sì.
due minuti di recupero, no, sono passati 30 secondi. Corner. È uscita molto alta, ma dalla parte della, del fondo. Attenzione ragazzi. L'arbitro però fischia, c'è qualcosa da dire in mezzo all'area di rigore ai giocatori dentro l'area dell'Inter. Ora si parte. Ai, dai ragazzi, su. Ma ci sono due giocatori del Milan in area, cioè voglio la dire. La bandierina. Via da lì, Brozo, parte palla al piede, Brozo, contropiede dell'Inter, Brozo alza la testa, vede Lauta, c'è la Noglu dall'altra parte, esce Magnan esce di piede! Poi non perde palla, ma la recupera Ciala, che la porta è vuota, pallone per Brozo, ritorna Magnan in porta, ancora palla per Lautaro al limite dell'area di rigore, ma il Milan si è chiuso, prova a cercare Dzeko in area, al destro Magnan! Gli è andata bene che l'ha presa, ma questa uscita del portiere non l'ha audace, capita. Direi audace. È molto spregiudicata, no, però efficace, perché è uscito di piede senza toccare. Forse avrebbe potuto spazzarla sul secondo tocco, perché insomma ha cincischiato un po' con il pallone. Ha cercato di tenere anche palla. Ha rischiato grosso. Ha rischiato però, insomma, tutto qua, perché se prende le gambe... Da chiedersi cosa faceva lì, Se prende le gambe... È andato in uscita, come è andato in uscita. 20 secondi alla fine, ultima azione del primo tempo, Tiziano, del Milan. Ultimo uomo, è un'azione sempre molto troppo elaborata quella del rossonera. Romagnoli, dai fischia che andiamo per il tè. Io finito primo tempo. Finisce 1-0 per l'Inter. 1-0 per ora, decide il gol di Perisic. Questa è la nuova classifica con l'Inter che vola a quota 56, Milan che resta piantato a quota 49. Due minuti lì nella regia e poi tutti i commenti di questi primi 45 minuti del derby di Milano. Tra poco. Si è reso pericoloso una volta sola con un destro di Tonali, ma nulla più. L'Inter che ha legittimato la propria superiorità con il gol del vantaggio. Chi sale, chi scende nella tua Inter, Filippo? Allora, up Dumfries. Ottima partita di Dumfries. Anche un gol giustamente annullato, ma lui era stato molto bravo comunque a realizzarlo. 7. Poi ovviamente Perisic, perché oltre al gol, che tra l'altro è un bellissimo gol, in teoria aveva fatto anche l'assist per Dumfries, poi è bravissimo in copertura, recupera un sacco di palloni, inizia tante azioni, propone anche per bastoni le sovrapposizioni eccetera, quindi guarda, gli darei quasi 8 Perisic per il migliore primo tempo in campo, assolutamente 8 facciamo Perisic. Diventare 8, ok? E poi il terzo è difficile, perché anche tutti gli altri hanno giocato molto bene. Ne scelgo uno e dico Dzeko, semplicemente perché è ovunque, viene a fare il regista, viene a fare l'esterno destro, viene a fare l'esterno sinistro, fa girare la squadra, cosa che non aveva fatto. Probabilmente il gol contro il Venezia gli ha dato un po' di morale e fiducia, e gli do 7. E giù non metto nessuno, credo che nel primo neanche tempo neanche Lautaro? No, Lautaro è andato vicino al gol anche un paio di volte, si è costruito un paio di buone azioni, ha fatto la sponda per quel tiro di Barella, la sponda l'ha fatta lui, non è il migliore dei migliori, ma un 6,5 se lo meriterebbe tranquillamente anche lui, quindi sinceramente giù non metto nessuno, perché mi sono piaciuti tutti. Va bene, questo per quanto riguarda l'Inter, sei d'accordo Alessandro? Sì, sicuramente. Ci siamo? Le dolenti note in casa rossonera, Gianni, spettano a te invece. Raccontaci. Ma vabbè, è facilissimo dire chi metto su, perché ne metto su uno solo, che è il portiere Maignan, che ha fatto, se stiamo perdendo 1-0 solamente è per merito suo, quindi gli do 7,5. Adesso non so che voto alto si possa dare, ma per me 7,5 è un voto alto. Ed è già indicativo, no? Perdi il derby 1-0 e il migliore portiere. E non metto nessun altro su, dico sinceramente, perché non mi sento di dare dei voti. Sì, potrei dare il 6 a qualcuno, ma voglio dire, non è il caso. Io al portiere darei anche 8. Sì, vabbè, insomma, ho detto cosa voto rappresenta. Ampiamente positivo. Ok, è un voto largamente positivo, ho ben detto che è decisiva la sua prestazione. Andare in giù invece... L'imbarazzo della scelta. Ci ne sarebbero tanti da mettere giù, ma soprattutto Calabria. Calabria è colpa sua sul gol, perché si perde completamente Perisic, che gli è andato via almeno 5-6 volte sulla fascia. Partita impresentabile, non so cosa sta aspettando a mettere Florenzi, perché obiettivamente la prestazione di Calabria oggi è veramente imbarazzante, dico imbarazzante che è riduttivo, si prende 4 e però vicino a lui ci va anche Salemaker, che prende 4,5, perché sulla fascia destra tu devi andare ad aiutarlo, vedi il difensore che sta soffrendo, visto che davanti non stai facendo niente, perché davanti non costruisci in fase di perché non riesci a passare neanche la metà campo, aiuta almeno Calabria a contenere Perisic, che non è garrincia comunque, insomma, 4,5. Il terzo che metto giù è perché non ha tenuto una palla di quelli che gli sono arrivati, è il signor Giroud, che prende 4,5.
Questa è una prestazione total. Alla squadra do in generale proprio un 4,5 generale, perché non ci si può presentare in queste condizioni a un derby che sai che è una delle partite più decisive per le tue sorti presenti e future del campionato. E quindi voglio dire, oggi non puoi presentarti in questo modo. Tra altre cose, non riesci, anche tecnicamente hai fatto degli errori clamorosi, cioè non riesci a fare più di due passaggi, tenere palla, non si è spinto. Poi fra le insufficienze ci sono anche i vari Teo che non hanno spinto mai, c'è un Tonali opacissimo, forse una delle prestazioni più opache che ha fatto Tonali in questa stagione. Benasser che non si capisce, si muove fra così a rimpiattino davanti, che sì, che non riesce. Sì, è vero che sta facendo un'operazione importante su Brozovic, però di fatto è anche lui, diciamo, un giocatore che non riesce a imprimere la sua caratteristica. Discreto Kalulu, che ha fatto due o tre cosine discrete, quel ragazzo lì. Però poca roba. Però poca, ecco, roba. Insomma, il Milan oggi è stato in primo tempo surclassato nettamente dall'Inter. Sei d'accordo, Tiziano? Sostanzialmente sono d'accordo, ma io farei una critica anche e soprattutto al centrocampo rossonero, che è stato completamente sovrastato dall'Inter. Assolutamente sì, hai ragione. Quindi, cominciando sia Tonali, che ha cercato di lottare ma non ha prodotto assolutamente niente, Benasser, e soprattutto evanescente il trequartista che doveva dare un contributo anche offensivo. Quindi un Milan deludente, il 4,5 lo merita tutto, ma l'intera squadra, Maignan a parte, tutti gli altri meritano una larga insufficienza. Caro Mourinho, anche Pioli, anche Pioli, certo. Diamoglielo anche a Pioli. Però che sì, se tu lo porti avanti meriti. È normale che dietro rimane un po' più scoperto, capisci? Però Tonali l'ho detto? Ce li hai. Ma Tonali non sta giocando male, non è, sta dando l'anima. Non ho detto che sta giocando male, ma non ha prodotto nessuna efficacia al gioco rossonero. Che poi da solo non possa fare i miracoli è un altro discorso, ma il centrocampo del Milan è stato nettamente sovrastato da quello dell'Inter. Ascolta, avete perché fatto è lì che Tonali, nasce il gioco, è lì che nasce la manovra offensiva, difensiva e di contenimento. Però, Tiziano, avete fatto un tiro in porta. Caro Morina, l'operazione rincorsa è... La tua tabella personale in questo momento In questo premiando. Momento sì, anche perché, come avete rimarcato, il Milan è deludente, l'Inter ha avuto in mano la partita, il risultato poteva anche essere più largo, ricordiamo un gol annullato per un fuorigioco netto, non discutibile, poi due grandi interventi del portiere, perché come hai detto tu, Gianni, se il portiere del Milan è il migliore in campo e perdi 1-0, hai detto tutto. Certo. Poi io sottolineerei la prova negativa, come avete detto, di Tonali, ma anche di Leao. Leao non mi è piaciuto. Abbiamo detto che non c'è un sufficiente. Giroud non pervenuto proprio. No. Primo cambio nel Milan arriva Messias. Messias penso Salma per Salmakers, diciamo, il è una mossa un in qualche modo azzardata, nel senso che il Milan deve provare a recuperarla. Detto questo, però, Salmakers ha caratteristiche più difensive di Messias. Che però non le ha messi in atto, perché abbiamo detto che l'abbiamo messo tra i peggiori, perché se non l'ha Milan ballava Calabria. Da quella parte con Salmakers, adesso con Messias, se non fa le fasi in maniera corretta, e poi deve togliere... ci guadagni qualcosa davanti, e ma poi se poi dietro togliere... ti fa infilare. E poi deve togliere Calabria e mettere Florenzi, perché Florenzi nelle ultime versioni ha giocato bene. Ma guarda che non è bene. Tutta colpa di Calabria, perché era solo in mezzo a due. Ha giocato male. No, perdonami, è il suo uomo di riferimento. Se tu Perisic parli del gol, lo lascia da solo in area, su un calcio d'angolo. Gianni, no, per me è imperdonabile. Tiziano, diglielo anche tu, però, è imperdonabile. Sul gol hai ragione, però ha sofferto perché da quella parte lì era solo. Sul gol di Perisic sia Kalulu che Calabria erano a 1,5 metri, due esatto, metri da, non esiste, da non esiste. Perisic generale, che ha fatto un grandissimo gol, sia ben chiaro. Chiunque fosse ha lasciato libero in area. Sì, però appunto esatto, chiunque fosse deputato a marcare Perisic, cioè non puoi lasciare su un calcio d'angolo in area di rigore, su un corner. Non un calcio piazzato. Vedendo il Milan di questa sera, la prima parte, poi la seconda parte ancora da giocare, mi sembra di vedere Milan-Juve quando hanno fatto 0-0, solo che da questa parte c'è l'Inter. No, sta giocando però peggio il Milan della Juventus. Oddio, stasera. Oddio, no, guarda che è lì. Molto peggio. Molto parenti, No, beh, è una partita ha fatto un tiro in porta. Secondo me, penso,
tifosi del Milan non si aspettavano di vedere un Milan no, di così basso livello. Tutt'altro. Dopo due settimane di sosta, insomma, un minimo reattivo. Faccia tre passaggi in croce e perda sistematicamente il pallone, cioè non lo so, boh, poi giocatori ci sono ancora che... 45 minuti, quindi tutto può succedere. I giocatori primi 45... che perdono il pallone in fase offensiva e non li vedi recuperare, non c'è cattiveria. Ma poi soprattutto il Milan secondo si sta snaturando. Adesso, no, ora, non, adesso, gioca, non gioca a palla a terra, ma giocano le palle lunghe. Infatti, abbiamo mai? Detto ben questo. Tra altre cose, non c'è neanche motivo di giocare a palle lunghe perché Giroud non ne tiene su. No. Leao gioca stranamente, cerca di accentrarsi invece di stare molto esterno, che forse lo aiuterebbe a stare sulla linea di laterale. No, proprio anche credo che siano anche le disposizioni sbagliate da parte di Pioli per questa partita, non la sta leggendo bene. Adesso il Milan o reagisce e vediamo un'altra partita, o se no prendo un'imbarcata. Cioè, dire, io sono scusami, Solaroli. Prego. Pioli, che responsabilità? Se la squadra non ha risposto, quali alternative poteva avere? Beh, intanto gli dice ai giocatori di stare in una posizione invece che in un'altra. Ma gli dice, cioè è l'Inter che sta dominando. Sì, puoi capito. Dire quello che vuoi, stai più alto, stai più basso, te l'ha detto. Solo che hanno sempre la palla loro perché hanno una netta supremazia. Però sai, però scusami Tiziano, sai che il possesso palla è tuo? Il possesso palla è mio, ma sì. Che cosa ha prodotto? No, tu dici non cosa ha prodotto? È vero, però il possesso palla è tuo, eh? Il posto è 57%. Sì, ce l'hai tu. Ma che cosa ha prodotto? Perché se io faccio il possesso palla con sette passaggi di orizzontali e sono sempre lì mai. E sono sempre lì. No, non tu... serve a niente questo. Ragazzi, ci dobbiamo fermare. Del Milan fino adesso. Beh, cioè, tu vedi Tonali un po' di mordente ce lo mette comunque. Il mordente sì. Nei primi 5 minuti. E ricomincia adesso il secondo tempo del derby con Messias al posto di Salmakers sulla destra. È la prima mossa, vediamo se produrrà o meno dei risultati. Inter in possesso palla, vai Filippo. Sì, Brozzo, ora sulla destra per Barella, prova a verticalizzare per Dumfries. Gli tocca il pallone Teo, fallo laterale per l'Inter, già Barella riceve palla da Dumfries, prova ad andare via sulla destra, Barella inseguito da Tonali, lato corto dell'area di rigore, ancora Barella per Ciala, 1-2 con Dumfries, alle spalle c'è Teo, Dumfries prova a girarsi, Teo fa buona guardia, ma ancora Dumfries tiene il possesso di palla vicino alla linea dell'out, ancora certo si spintonano i due, va giù Dumfries, il fallo è di Dumfries perché tiene la palla a terra. E quindi calcio di punizione per il Milan, si arrabbia molto Dumfries perché certo, Filippo, diceva di essere stato trattenuto. Filippo, la partita di Dumfries e Teo è una partita nella partita. Ah, sì. Una roba fisica di veramente pesantissima, perché tutti e due sono due colossi. Lancio si sfidano sempre uno contro uno, incredibile. Di Magnan che scavalca il centrocampo, vediamo se arriva prima De Vrij o... Scontrano i due, la palla finisce a Brozovic, non c'è fallo nel contrasto. E allora Çalhanoğlu all'indietro... per Perisic, poi Bastoni al limite della propria area di rigore, ancora il Bastoni, attenzione al pressing di Giroud, poi Brozzo, alto che sì, si torna indietro da Handanovic, Giroud va subito in pressing sul portiere nero-azzurro, attenzione a Messias su Bastoni, va a cercare Ciala di prima di sinistro, con scambia con Perisic prova a ridare il pallone a Ciala, la palla sta in campo, Brozovic riesce a saltare che sì, ma la palla finisce al Milan. Alulu, Calabria, dai, gioca da paio di minuti circa, sempre 1-0 per l'Inter, ricordiamo che l'Inter è passato in vantaggio con un gran gol di Perisic. Calulu, Romagnoli, verticalizzazione, Tonali apre sulla destra per Calulu, quindi Calabria sulla destra, bravo Basto, Benasser, questo passaggio per Calulu, ancora Benasser che perde palla ma c'è un fallo. Signor Guida interviene, comando calcio di punizione per il Milan, minuto di gara 48, 1-0 per l'Inter. Fallo su Benasser. Battuto il campo, in devo dire che è stato rifatto bene, cercare Giroud. Sì. Krinjar recupera palla, attenzione che ne ha due addosso. Vale, 500.000 euro rifare il campo in due settimane, Beh, fai che lo fai. Tirala male. Tirala via sta palla. Handanovic! Mamma mia! Attarda tantissimo il rilancio e quasi favorisce Giroud che era arrivato praticamente a contatto col pallone. Tonali bravo all'Inter a recuperare palla, c'è un muro. Barella si sposta sulla destra, Dzeko, Barella supera la metà campo, Barella trova un ottimo corridoio per Ciala, miracoloso Benasser. Ma ancora Barella viene messo giù, non c'è fallo.
L'intervento in te che è scivolato di Benasser è stato tempestivo. Ah, che palla che gli aveva messo le filtre. Ma questo è bravissimo Benasser. Sì, sì, Benasser ha letto perfettamente la diagonale per andare altrimenti sarebbe andato in porta. Attenzione. Messias. Aia. Sbaglia tutto. Via Brozzo. Recuperiamo, ripartiamo forse, no? Ciala si attarda. Via Ciala da lì. Bravo Ciala. Alla fine trova anche Dzeko, che riesce a recuperare palla, a tenere palla, poi prova un pallone troppo difficile per Brozovic, Dzeko! Dai, Calabria! Esagerato. Non c'è nessuno. Dai, che sì! Vai a chiudere lì. Benasser. Vai a chiudere. Leao. Bravo, Brozo. Leao, in una posizione di centrale, cos'è che ci fa? Fallo. Fallo! Ehi, oh! Certamente te che scivolate. Gran tiro! Ma ragazzi, fuori. Ne hanno fatti due, gliene hanno fatti. Angolo, sì, effetti, angolo. Sembrava falloso l'intervento, almeno questo il secondo. Almeno questo. Dai, il secondo è fallo. Almeno questo. Più Tonali... il primo del secondo. Più il primo del secondo. Cioè è una scivolata, gli fa lo sgambetto. Angolo dove? Cosa avete visto? È angolo, calcio d'angolo, c'è deviazione. Chi è che l'ha deviato? Deviazione. Sì. Io non l'ho vista Gianni. C'è calcio d'angolo. Io l'ho visto. Alla sinistra. Ma non ho capito chi l'ha deviato. Un uomo dell'area lì, non so chi fosse ma... A chiudere Tonali. Esci. Andanovic di pugno. Di pugno. Messias. Poi Lautaro. No! Messias, tiro deviato. Altro angolo. Altro corner. Beh, un Milan che ha un... No, non è angolo, no. L'ha preso un giocatore del Milan. Beh, un piglio mi sembra migliore per, rispetto al primo tempo. Era fuori gioco. Fuori gioco di Giroud. Sì. Sì, fuori gioco. L'ha presa anche Giroud. Che la tocca comunque lui, quindi comunque non sarebbe stato in ogni caso calcio d'angolo. Però l'Inter in questo caso vedi che la prende bastoni sul ginocchio. Era bastoni. Allora che c'entra il fuori gioco di Giroud? Ma bastoni l'ha presa. Comunque al di là di questo, puoi segnalare questo fallo o non fallo? Prima l'Inter ha provato ad andare via palla al piede come fa di solito, però forse esagerando con il tocchettino di fino, con la palla troppo difficile e quindi abbiamo rischiato di prendere un'azione pericolosa. No, continuo a dire che non ho capito la chiamata del fuorigioco di Giroud. No. Però, vabbè. Lautaro qua prova ad andare via in dribbling. Bravo! Poi cambia bene per Dumfries. Dumfries, lato corto destro dell'area, passivo. Può provare il cross. Dumfries arriva al cross sotto terra per Perisic. Bravo Magnan. Magnan anticipa a Perisic. Comunque questo è un portiere che ha gli attributi, ragazzi. Teo. C'ha un coraggio da leone. Teo. Ciala. Sulla destra recupera. Imprecise. Lauti. Perisic ancora una volta lotta. Calulu. Poi Calulu prova ad andare via. C'è il raddoppio di Lautaro. Bravissimo. Va bene. Dai. Su. Fallo laterale per il Milan. Esulta. Grande pressing. Stiamo aprendo troppo anche noi. Non capisco perché. Noi non dobbiamo. Perché c'è la reazione del Milan, ragazzi. È entrato in campo in 5 minuti. Sta cercando di fare la partita da Real Madrid. Di fare quello che non ha fatto nel primo tempo. Dobbiamo aprirci. Non abbiamo bisogno di aprirci noi. Noi dobbiamo stare lì un attimino. Aspettare adesso. Ma non è. Hai ragione, però al 50esimo forse è un po' presto, cioè non è il tipo di gioco di Inzaghi, forse è il tipo di gioco di Conte, quindi Conte avrebbe fatto così, ma Inzaghi riesce difficile, mi sa, anche se è giusto quello che dice. Il contropiede non è una cosa passaggi. Che non esiste, contropiede siamo sempre è un lì, gioco che... Siamo sempre lì, sempre per vie orizzontali. Giroud. Un fallo su Giroud. Rilevato, calcio di punizione per il Milan, sul versante sinistro. L'arbitro ha dato prima il vantaggio e poi dopo ha fischiato il fallo Giroud, visto che non si è concretizzato. Sai che parlare di dare il vantaggio è rischioso, Infatti, se glielo dai, perché glielo dai. Mi tocca ricordarti cosa ne fa, caro Gianni. In questo campo è meglio non nominare, diciamo. Va bene, ancora Milan che riparte sempre da dietro, Tiziano. Sì, Teo Hernandez, che sì. Ciao Tonali, sbaglia il passaggio troppo lungo, terminiamo la linea di fondo, rimessa da fondo campo per l'Inter, 53 minuti di gioco, 1-0 per l'Inter, rimessa Andanovic. Io mi giocherei anche la carta Diaz, quadrato Dumfries, 53 di gioco, bastoni batte questa rimessa dal fondo, toccherà corto per Andanovic, già fatto, arriva Giroud. Andanovic cambia tutto a cercare sulla destra Skriniar. Sì, Skriniar. No, ma perché sti passaggi in quel di Ala, poi bravo Ciala a recuperare palla, allarga sulla sinistra, pallone lungo per Perisic, non ci può arrivare, aveva fatto benissimo Ciala in mezzo a trovare il tempo a rubare palla, poi ha perso
la palla nella cosa che gli, in teoria gli è più congeniale, il lancio a campo aperto. Milan. No. Vai, sì. Tiziano. Sì. Leao, colpo di testa. Quindi Teo, Benasser. Ciala. Subito attaccato. Ah. Palla per Teo. Teo, subito pressato. Oh, bravo, che Teo. Si va a ritrarlo in palla per Tonali, che prova la verticalizzazione, ma è Inter. Bravo Perisic a dare a Brozovic, che salta che sì, poi non esagerare Brozo, bravo a girarsi con una Veronica, poi allarga tutto sulla destra per Ciala. Ciala, ancora corto per Brozo, ora palleggiamo lì a metà campo, che sì, va ancora a pressare il croato, poi Dumfries sulla destra, prova ad andare via due uomini, Dumfries ora davanti a Hernandez, prova il colpo di tacco, serie di finte, c'è il raddoppio di Tonali, va giù Dumfries, c'è fallo stavolta, ma no, per l'Inter, contro l'Inter. Fallo, ma non fagli il fallo. Ma no, ce l'ha fischiato contro. Sì, sì. Come no, contro? Dumfries, stai calmo, Dumfries. Ma guarda che Dumfries non sta facendo niente, eh? Aveva la palla in mano. L'ha presa con le mani. Ma non l'ho capito sto fallo, sinceramente. Anch'io. Gli ha dato il fallo di mano quando è caduto. Ah, forse di mano, perché era più fallo di gioco che di mano, mi ma pare. Ma scusa, non ho capito cosa ha fischiato. Ha dato la punizione al Milan, questo è fallo per l'Inter. Cioè, ah sì, perché va giù e trattiene la palla. Ha dato un fallo di mano di Dumfries. Sì, ma, c'è sì, ma prima, credo c'è che il guardialine abbia dato quello all'Inter. C'è il fallo prima, c'è. Adesso qua rivediamo un'azione precedente che non so cosa c'entri. Nulla. No, non stanno facendo vedere altre cose che non c'entrano nulla con l'azione di adesso. Finché sì, non infatti. Ci fanno vedere punizione per il Milan. Punizione per il Milan già battuta, Tiziano. Calabria 55. Lungo lancio per Messias. Bravo Perisic ancora una Perisic volta. Lo sposta veramente con una facilità irrisoria. Mamma mia, Messias. Bastoni, De Vrij, dietro Andanovic, Perisic. Attenzione lì. Lancio lungo di Andanovic, palla per l'Inter, Lautaro. Lautaro. Mamma mia, cioè, ma non è possibile. Ma ci fisca tutto contro, però, scusa. Non cosa ha fatto stavolta? Guarini. Cosa ha fatto? Sono più Guarini, a terra che in niente. Piedi questi giocatori qua. Oh. Ma scusa, ha saltato Dzeko, cosa ma ha fatto? Boh. Guarino, niente. Boh. Anticipo secco ancora di Perisic su Messias. Che non mi pare entrato con quel piglio e quella qualità da cui ci aspettiamo da lui, insomma. Però, fino adesso... Mi pare che il ragazzo... Dai Carullo, dai! Non l'abbia convinto. Calabria! Retropassaggio a Benasser. Tocco corto, Tonali, ancora retropassaggio per Benasser. Tocco in orizzontale e 5. Romagnoli. Entra Diaz al posto di Kessi. Gliel'ho un po' chiamata, dai. Devo dire. Al posto di Kessi, Diaz. Al posto di Kessi, Diaz. Sì, un trequartista vero. Ma hai telefonato tu? Ma, però l'ho detto, sentivo, se vuoi essere un po' più flessibile negli spazi, magari lui negli spazi stretti. È una sconfitta per Pioli, perché Calabria. Ha parlato come se mi stava mettendo lì il grande regista. Un pressico sull'uomo da parte dell'Inter, no, è spiccatissimo. Largo per Dumfries, tanto supera la mediana, prova a cercare Lautaro tra le linee, ottimo il pallone per Barella che va a cercare Dzeko, un po' arretrato il pallone per lui. Bravo, un ottimo intervento. Bravissimo. Che sì, apertura per Romagnoli, da questi a Teo Hernandez, avanza, palla al piede, supera la linea di centrocampo, quindi serve che sì, Leao sulla sinistra, ancora che sì, Leao, bravo, no, ciao, no! Ma bravo, basto a recuperare un pallone. Ma non facciamo ste robe, ragazzi, lì no, però tre volte di fila. E prima c'è la Noglu, poi Bastoni, l'altra volta Brozovic. Giochiamo sta palla. Che si esce? Sì, che si per Diaz. Cambio nel Milan, secondo cambio nel Milan, che si, che è l'ultimo arrivato dalla Coppa d'Africa. Sì, cioè, poteva arrivare anche un po' prima. L'esperimento non è granché riuscito, vista insomma la prestazione di Kessié. L'alternativa sarebbe stato togliere uno dei due centrali, ma tutto sommato Tonali e Benasser mi sembrano i meno peggio di questo Benasser Milan. Adesso Benasser sta facendo molto bene il secondo tempo. Adesso non ti lamentare che Diaz è troppo leggerino, perché già lo so che la critica poi sarà leggero, ma è troppo leggerino. Perché però un po' più tecnico di Kessié, se è certamente dire. Più tecnico. Siccome è anche un po' più offensivo. È anche più leggero. È più leggero, prenderà anche qualche fallettino in più, no? Criticarlo, può non può essere. Criticarlo perché l'ha invocato. L'ha invocato, sì, l'ha invocato. L'ha chiamato lui, l'ha chiamato lui. È il suo uomo derby. Esatto. Devi tentare il tutto per tutto. Assolutamente sì. Va bene, ragazzi, fermiamoci adesso. Due minuti. Tiro che sarebbe stato probabilmente innocuo, però la schiena di Romagnoli ha alzato la traiettoria e ha fatto guadagnare all'Inter un calcio d'angolo.
se ne incarica ovviamente Çalhanoğlu, che poco fa, non so se l'abbiamo detto in diretta, è stato ammonito. No, eravamo in pubblicità, dillo adesso. È stato ammonito per proteste e quindi cartellino giallo per il turco. Ora punizione, scusate, calcio d'angolo per l'Inter, dalla destra Çalhanoğlu con il destro, pronto a mettere in area, arriva il cross alto sul secondo palo, salta Skriniar, la palla esce, Brozovic la rimette in area per Dumfries, pallone ancora per Brozo, arriva il cross morbido sul secondo palo, Lautaro poteva provare la volea al volo, probabilmente disturbato da Messias, probabilmente ha perso il tempo e ha ciccato la palla. Ora l'Inter ci riprova sulla destra, fallo, no, non è fallo. Bravo qui Perisic a recuperare palla, fallo laterale per l'Inter, rimane a terra Barella che si tocca il piede sinistro, dolorante, siamo solo al 63esimo, partita ancora lunghissima, qua rivediamo l'intervento di Bennacer e poi vediamo un po'. Qui il fallo su Barella, questo c'è è fallo, la vita, questo è fallo netto. Eh sì, non so l'arbitro perché ogni tanto si dimentica il fischietto. Preso a casa. Palla, piedi e tutto. No, la palla non l'ha presa, ha fatto colpo di tacco Barella. La palla è andata dall'altra parte. Lautaro, lato corto dell'area di rigore, contro Romagnoli. Arriva il cross, in mezzo, buca Calabria, ma recupera il Milan. Messias. Curolo che la perde. Calabria. Brozo. Diaz. Brozo. Dai. C'è spazio, Teo, qua, Teo. C'è spazio. Vai, Teo. Aia. Teo. Teo, De Vrij recupera, Brozo, vai contropiede, vai contropiede. Çalhanoğlu, Lautaro scivola, no, recupera il Milan, meno a serra. Dai, il piglio giusto questo qua, Diaz, questo è il piglio giusto, Diaz, vai Diaz. Numero. Niente da solo. Da solo, niente da fare. Brozo cambia tutto col sinistro, ottima palla per Barella, il Milan è un po' scoperto ma Barella va un po' più lento su questa palla, il Milan può tornare nelle proprie posizioni, Barella alza la testa, arriva il pallone per Lautaro in area, ottima la sponda per Dumfries, non era male l'idea, non si intende, troppo palla lunga, palla sul fondo, rimessa da fondo campo per il Milan, 64 minuti di gioco, non era male l'idea di Lautaro, 64 minuti di gioco, troppo lunga, Inzaghi all'ansia, Dumfries non l'ha capita secondo me, Inzaghi all'ansia, dai cala Bria. Fallo laterale, vai, per l'Inter, brutto il pallone di Calabria, che fuori Çalhanoğlu, il passaggio, rimessa laterale per l'Inter. Rimessa laterale per l'Inter, zona offensiva di sinistra, intanto Inzaghi dà delle direttive a Perisic, 65 di gioco, Perisic è pronto a battere con le mani, palla all'indietro per De Vrij, si torna indietro da Skriniar, si alza il Milan, Skriniar prova a passare in mezzo a due, poi allarga tutto sulla sinistra per Bastoni, si trova di fronte Messias, allarga per Perisic, Perisic da Lautaro, non si capisce. Bravo Calulu, bravo! Diaz, aia. Diaz, dagliela! Diaz! Angolo! Prova il tiro. Quale angolo? Bravo Diaz! Alto. Sì, ma ragazzi, non possiamo... Lautaro, che te, dai, angolo, sveglia, eh! No. Mamma mia! Angolo. Qua sono stati bravi... I giocatori dell'Inter a capire. Chi entra al posto di Çalhanoğlu, Filippo? Eh beh, non è che ne abbiamo molti, eh. C'è Vidal o Gagliardini. Vestino. Vidal? Non lo so. Brozo, io non lo toglierei Çalhanoğlu. Ma lo toglie, è ammonito. Lo so. Se lui li toglie sempre quelli ammoniti. Bastoni, prova al lancio a cercare Perisic, chiude Calabria. Calabria. Recupera Dzeko in mezzo, un po' di tempo per stoppare e girarsi, inseguito da Messias sul lato lento, sinistro del ragazzi. Campo. Trova Perisic con l'esterno, poi Ciala. Ciala con calma all'indietro, non affondiamo, ora Bastoni prova ad avanzare di qualche metro, avanza Bastoni, a Bastoni ancora in mezzo a tre, largo per Dzeko vicino alla linea dell'out e di fronte a Calabria, non se la sente questa volta giustamente di puntarlo anche perché non è il suo, Ciala, serie di finte su Messias, poi Perisic di tacco benissimo per Dzeko, Dzeko protegge bene stavolta, la bravo, grande palla per Bastoni, Bastoni chiuso da Tonali, calcio d'angolo per l'Inter, dalla sinistra. Di Tonali, oh, non vi possono Inter toccare comunque, oh. Cioè, stramazzata a terra come se vi hanno sparato, non mi possono toccare. Come posso toccare? Guarda Tonali. Non appena... c'è scemo. Poteva raggiungere la palla, se è andato per terra è caduto, non ha mica caduto anche il fallo. Commento dalla curva dell'Inter. Corner, dalla sinistra, tutto pronto, ancora Ciala. 67 di gioco, siamo solo al 67esimo minuto, tutto pronto. Siamo già al 67esimo. Tutto pronto per il corner. Ciala con il destro. Dai, fai sto passaggio che entra e parte, poi te ne esci. Çalhanoğlu, arriva al cross, è un tiro in porta direttamente sull'esterno alto della rete. Alto sopra la traversa, rimesso da fondo campo per il Milan.
Beh, l'ha fatto anche lui, a Roma l'aveva fatto, gli era anche riuscito. Poi complice una paperaccia del portiere, però insomma ci ha riprovato, insomma non gli è riuscito con la stessa efficacia. Vediamo il Milan cosa riesce a combinare. Calulu, ma dai, tocco indietro per Maignan. Dai, Maignan. Sembra il gioco di Allegri. Romagnoli, largo, Teo, verticalizza. Fallo. C'è un fallo su Leao, rilevato dall'arbitro, calcio di punizione per il Milan. 67-18 e 19-20. Contiamo anche i secondi. Beh, arrivare al 90 ce ne vuole ancora, dai. È ancora abbastanza lunga, ne mancano 23 più recupero. Messias, Messi. Ui. Messias. Bravo Ciala, bravo Perisic. Dai, Ciala, io non lo toglierei, non Ciala, bravo, mi dispiace. Messias. Ma non lo toglierei, però lui lo toglie, perché è ammonito. Largo per Dumfries, c'è spazio, si lo butta sai, lo spazio la Barella. Dumfries sulla destra, punta Hernandez, entra in area di rigore Dumfries, serve Barella, arriva il cross, un po' morbido, un po' troppo tocchettino. Teo de via. Corner. Angolo. Corner per l'Inter, Barella ha provato questo cross d'interno destro, raso terra, solo che è arrivato col passo un po' lungo e Teo ha chiuso in corner. Corner per l'Inter ancora, stavolta ci trasferiamo dall'altra parte del campo, sulla destra Çalhanoğlu a piccolo trotto va a prendere posizione, a sistemare la palla nella mezzaluna tra gli applausi dei tifosi dell'Inter, 69 di gioco. 68, vediamo un po'. 21, 22, 23 di gioco. Tutto pronto per il cross di Ciala. Arriva il cross a uscire sul secondo palo. Ecco. Perisic, ancora lui arriva, prova una volée di piedi. È ancora solo comunque, riesce a battere ancora. Sono passati 25 minuti dall'inizio del secondo tempo e non ho ancora visto toccare la palla a Giroud. Non l'ha ancora toccata. In 25 minuti. Ma bisogna anche dargliela, Però bisogna entra anche Sanchez, bisogna andare a cercarsela la palla in arriviamo, non entra arriviamo a servirlo. Doppio cambio nell'Inter, fuori Lautaro, dentro Alexis Sanchez e poi Di Marco. Non lo so perché vedrai che tira fuori adesso. Ma non lo so, o Dumfries. Non lo so, non ho idea perché Bastoni non lo c'ha la Noglu, tira fuori c'ha la Noglu, vedrai. E Di Marco dove gioca? Perché ha ammonito lui? No, Perisic no. No, Perisic esce. Ma no, perché? Ma perché? Ma toglie il migliore in campo, questa ma non l'ho capito. Fuori di Cotenna, ma perché? O Perisic le ha detto che è stanco e non ce la fa più. Esatto. Ho finito la benzina. Ho visto Dzeko più stanco di Perisic, francamente. Ho visto Dzeko più stanco di Perisic. Sì, ma però Dzeko fa un ruolo diverso. Ok, però Perisic non l'avrei mai tolto. Il Milan da quella parte era proprio Perisic, effettivamente non è molto che anche adesso in mezzo all'area. Però va bene, va bene. Completamente e comunque che Sanchez non è un bel cliente. Brozo, tre quarti di destra, Brozo avanza palla al piede, prova un sombrero per Sanchez, com'era in fuorigioco. Recupera il Milan. Sera ci mette una pezza, prova a riavviare l'azione, viene fermato fallosamente, calcio di punizione per il Milan. 69-59, 70-02 e 03-04. Queste ripartenze, questi sono falli tattici a tutti gli effetti. Sì. Volevi la munizione? No, però no, non le ha mai data. Però secondo questo il regolamento dice che quando fermi un'azione che sta ripartendo è un fallo tattico ed è previsto la munizione. In questa partita ce ne sarebbero già 23. No, sta usando, sto dicendo, usa lo stesso metro per tutti. Però secondo me è sbagliato. Il regolamento va applicato, Diaz, almeno dai, quello. Dai, non farti fregare. Bravo Diaz! No, ha fatto tutto bene, meno il passaggio. Va bene, mancano 20 minuti al 90esimo più recupero, 1-0 Inter. Quindi, di nuovo insieme, allora, palla all'Inter, sempre 1-0. Cambi ancora nell'Inter, Filippo. Sì, attenzione, ora Brozovic. Mamma mia, che rischio a metà campo, ora Sanchez. Mamma, perdiamo una brutta palla. Tonali, Diaz, Diaz, tiro. Gol! Gol! Fuori gol! No, questo gol. Non può essere fuori gioco. Gol! Tiziano! Gol! Vieni qua. Gol! Vieni qua, dammi il bacino. Gol! Qua il bacino. Qua il bacino, Tiziano. Qua. Bravo! Bravo! Gol! Bravo! Gol! Ha indovinato che Dio. Gol! Gol! No! Bisogna controllare due cose. È meglio uno pari che 0 ad 1. Aspetta prima di urlare gol, che secondo me c'è un po' di roba da rivedere. Fuori gioco no. Fuori gioco no.
c'era no, forse un fallo in partenza, Sanchez, vero? Su Sanchez. Allora, il gol è di Giroud. Che è buono. Il gol di Giroud che è buono. Il tiro di Diaz. Vedi? E la scivolata di Giroud. Vedi? Da capire, in partenza credo che l'Inter lamenti un fallo su Sanchez. Sì. Non so se niente. Però verrà visto, onestamente non lo so. Non lo so. No, il comunque gol è buono, detto basta. Questo, abbiamo perso un'altra palla in uscita. Vedi? Non fanno niente e poi succede questo. Si gioca 1-1. Questo è quello che succede. Giroud. E gol. Barella! Fallo ammonito Benasser. Fallo su Barella. Fatemi gioire un attimino, aspetta un attimo, no? È l'ennesima palla che lì a metà campo perdiamo in quella maniera e prima o poi ti puniscono e ti hanno punito. Non si possono perdere quei palloni no. Lì così. Ammonizione un po'. È il quarto che perdiamo così. Assolutamente. Che cavolo, dai, su. Qui mi è sembrata un po' severa l'ammonizione su Benasser. No, non c'è l'ammonizione. Che fallo fa? È un fallo. Però è questo. Stato ammonito, dico. No, certo, ma non è, qui non è da ammonire questo fallo. No, qua. C'è il fallo, mi è sembrato. Riguardatelo, ma. Mi è sembrato un po' severa l'ammonizione a Benasser. Cioè, Barella ha sbilanciato. Il fallo c'era perché Barella gli va via. Sull'ammonizione mi è sembrato un po' eccessivo. Però. Vedi, l'Inter domina. Vedi? Ha perso una palla di cacchio in mezzo. Beh, secondo tempo non ha dominato. L'Inter domina. Punizione per l'Inter. Dominerà adesso, ma non ha dominato. Lato corto sinistro dell'area di rigore, meglio destro, lato corto, attacco di sinistra dell'Inter. Sanchez sul pallone con il destro, Tonali e Diaz in barriera. Tutto pronto per il cross di Sanchez. Arriva un tiro in porta. Reghieri spinge! Aia. Ripartenza! Brozzo. Tonali, adesso arriviamo Tonali. Sempre prima sulla palla però, è un altro ritmo Diaz, del Milan. Diaz! Bravo Diaz! Messias! Bravo Barellino, fallo su Barella. Messias commette fallo. Punizione per l'Inter, 76esimo e 49-50 adesso. Quarto d'ora alla fine. Inter 1, Milan 1. Milan 1. Punizione per l'Inter, fallo di Messias, calcio non è di bello, punizione. Non è bello sto risultato. Il secondo tempo Andanovic. Del Milan però è un secondo tempo fatto per recuperare una partita. Ma ragazzi, sbagliato. Ha giocato meglio il Milan nel secondo sì, tempo. Ma, questo bisogna dire. Cioè. Ma non è il primo tempo dell'Inter, Gianni. Dai. Ha dominato l'Inter nel primo tempo. Sto dicendo che nel secondo tempo il Milan sta Calabria. Facendo la partita. Benasser. Inconfutabile questo, eh. Ancora Calabria sulla destra. Al di là del gol, per Messias, gol. Bravo Brozzo, recupera palla, poi va a servire Vidal. Attenzione che arriva l'uomo, Vidal, lancio sulla sinistra per Sanchez, bruttissimo. Sì, ma c'è Kalulu che, Kalulu che chiude, poi Benasser riavvia l'azione, riavvia. Adesso entra Krunic per Benasser. Teo. Benasser. Avessi detto. Dai ragazzi, Diaz. Su. Calabria, in verticale per Giroud. Eccolo qua. Giro, questo Milan la ribalta con Giroud, questo è un gran gol, doppietta di Giroud, doppietta di Giroud, una cosa buona. Questa è la prima cosa buona. Anche Pioli va a esultare con i suoi 79 di gioco, la doppietta di Olivier Giroud. Da rivedere l'azione avviata da chi è? Buone. Diaz gli dà la palla, no? Non so se da Brahim Diaz, un movimento che ricorderanno magari i tifosi dell'Inter. Le colpe di Handanovic ci sono, Handanovic, non mi è piaciuto. Anche De Vrij non mi è sembrato impeccabile. Capito, ma porco. Tutti no, fa un gran gol. Giroud, 80 minuti che non tocca palla. Cadavere adesso è una parola grossa. Che non tocca palla. Come? Cadavere. L'hai detto, prima tu, l'hai detto che è un cadavere. Cadavere non l'ho mai detto. Cadavere nel senso buono, no? Sì. Non ho visto di chi è l'assist, di Diaz per... Diaz. Ecco, ha cambiato la partita Diaz. L'uomo di Gianni. È uscito Benasser ed è entrato Krunic a 10 dalla fine. Ti sta bene, giusto così, va bene così. È giusto così. Io te l'ho detto che non ci dovevamo abbassare così, giocare in contropiede.
Non devi farli avvicinare. Avete cantato il gol in 3 minuti. L'avresti detto a me, avete sai, pianto tutto potevo anche dar ragione, tempo. Però in campo purtroppo ci però sono. Però noi l'avevamo detto sul discorso di Perisic che non ci convinceva. Poi in realtà abbiamo scoperto essere un problema fisico, un piccolo problema al flessore perché no è stato giocatore. Stava. Perché non altrimenti sarebbe stato incomprensibile. Ma posso dire anche la scelta di togliere Çalhanoğlu, benché ammonito. Alessandro dice lo fa sempre. Vabbè, quello è incomprensibile. Di Marco cross sul corpo di Calabria, poi Di Marco all'inizio. Certo, vedremo 10 minuti più recupero di quelli è da. È sparita, l'Inter è sparita. Ancora De Vrij. Ci sono altri due cambi alle viste per l'Inter, eh? Sì, Vecino e Darmian stanno per entrare. Capirai. Ancora De Vrij, ora l'Inter deve inseguire a 10 minuti dalla fine. Vidal allarga tutto sulla destra per Dumfries. Si fa vedere Vidal, orizzontale servito, tocco per Sanchez, Sanchez, ottima palla per Dumfries, dentro l'area arriva il cross! Blocca Benyam! Stai rimpiangendo tanto Donnarumma, Tiziano? Blocca Benyam! Tiziano, lo rimpiangi tanto Donnarumma? Chi è? Non so, un nome che mi è venuto così. Me ricordo. Non lo conosco neanche io, la verità. Me ricordo. Credo di Calabria l'assist di punizione per il Calabria per il secondo di Giroud. Sì. Quindi i due più criticati. Gliel'ho detto prima, gli ho detto che fa gol Calabria che è il peggiore in campo. I due più criticati, uno fa l'assist e l'altro fa un bel ragazzi, gol. Ora, l'altro allora, ha fatto un gran bel gol. Ragazzi, il calcio è bello per questo. Ma se andiamo a fare le cose, comunque, se diciamo le cose come sono regolari, l'Inter doveva vincere 3-0 e tutti a casa. 81-13. Tutti a casa, dai. È una squadra di morti, Milan questa. Con lo Spezia ha fatto 26 tiri in porta, ha perso 2-1. Il calcio, che lo vediamo perché abbiamo i capelli bianchi da qualche anno. È una squadra di morti. No, dai. Il secondo tempo del Milan non è una squadra di morti, è una squadra che ha reagito e sta facendo la partita. Comunque, ragazzi, 9 minuti alla fine. Non mi interessa, veramente adesso il punteggio. 2-1. Per adesso. Ora è entrato anche Vecino e Darmian, lancio di Marco sulla destra per Dumfries, stoppa il pallone l'olandese, si propone Sanchez, ancora Dumfries, Sanchez si limita l'area di rigore, prova il cross sul secondo palo, Meignan, sale in cielo, L'Aquila Black, Meignan, sale in cielo, convinti, 1-0, siamo a più 10, è finito, hai capito? Punizione per il Milan, c'è sto fallo di. Le partite durano 90 minuti e anche di più. È finito in ogni caso. Qui c'è fallo di Vecino. Il campionato. È finito in ogni caso, ma tu lo hai. Calabria fa l'assist. Lo hai riaperto. Non è finito in ogni caso. Sì, ragazzi, io non dico niente perché poi io sembra che sono prevenuto. E rivediamo Andanovic sul gol di Giroud. Sì. Eh? Sì, va giù lento, è colpevole. Sinceramente non mi aspetto neanche che De Vrij si faccia fregare in questa maniera. Allora, Giroud ha fatto un movimento. Bravo è stato Giroud. Andiamo di memoria storica. Vi ricordate un gol di Vieri in Inter Parma? Allora fece sinistro a Giroud sul palo lontano, ma per come se l'è costruita, palla di tacco sotto le gambe dall'altra parte per andare a battere di sinistro. Gol diverso perché qui Giroud l'ha tenuta bassa, però... E poi il movimento vicino, era stato più quello vicino ecco. Alla porta, qui era più vicino alla porta la partita. Sulla sinistra per Darmian. Darmian ha un po' di spazio per avanzare, punta Calabria, prova il pallone in mezzo per Sanchez, attenzione Hernandez si prende un rischio. Angelo Biondo, spettacolo, Teo. Bravo, in scivolata. Ma non ci siamo più lì in mezzo. Ma mai tirato fuori anche Brozovic? Brunic. Non lo so. C'è un giocatore del Milan per terra. A metà campo non ci siamo più. Che è stato infamato. Ragazzi. Allora, c'è un giocatore del Milan a terra ed è Teo Hernandez. Mancano 6 minuti più recupero alla fine. Andiamo adesso in pubblicità così ci perdiamo. Ammonito Skriniar. 2 minuti lì nella regia e poi via fino in fondo per un derby che si è acceso clamorosamente. Dite grazie. Ora mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo, partita che si è letteralmente incendiata con la doppietta di Giroud che sta dando il vantaggio per 2-1 al Milan, la partita che si sta anche discretamente incattivendo. Occhio agli ultimi minuti, adesso c'è a terra Teo Hernandez e credo anche Messias. Sì, tutti e due. E qui gli ha dato la manata. Skriniar glielo dà. Ma non contano quelle, quelle lì. Dopo il precedente del primo tempo, direi che siamo che è normale. Ma è normale. Dopo la vomitata del primo tempo, direi che è normale. Tutto a posto. Dopo la vomitata del primo tempo, è normale. Dopo la vomitata del primo tempo, si reclamava un possibile giallo per Teo Hernandez su Barella. Altrettanto sarebbe stato legittimo, secondo me. Ti diceva Tiziano che è normale anche a Gianni. Normale, di stare tranquilli, di godersi la vittoria.
aspetta un attimo. L'ha buttata dentro Handanovic, ragazzi. Sì, sì, è vero. L'ha buttata dentro Handanovic. È vero, è vero. Pazzesco. Oh, io vi ricordo che poi noi dalle 20:45 siamo di nuovo qua, ci prendiamo una pausa di tre quarti d'ora dalle 20 alle 20:45, ma poi un grande post derby, gli up and down, gli allenatori in conferenza stampa, chiaramente parleremo della Juventus, andremo ad ascoltare Allegri, poi anche Spalletti, insomma una ricchissima serata fino alle 23:30, restate con noi. Adesso però dobbiamo concentrarci sul derby di Milano, fermo da oltre un minuto, ne manca solo uno al 90esimo, secondo me si va dai 4 minuti in su di recupero, direi 5 per star bassi. Ma non 4-5 tra sostituzioni, anche 2-3 minuti bastano. Mi sa che con meno di 4 non te la cavi, Tiziano. Secondo me siamo dai 4 e oltre. 89-06, 07-08. Potrebbero essere anche 5. Perché ci sono stati anche dei falli nell'ultimo tempo, un paio di giocatori per terra. Tenete guarda, conto che questa sconfitta qua all'Inter invece, credimi. Aspetta. Sta bene perché ultimamente ti stava specchiando aspetta troppo. Aspetta che Grandini sta solo tuonando, aspetta. No, punizione per il Milan, sta battendo la... Ma non mediana, le vedi le partite, ma chi la linea segnare? Mediana della propria metà campo. Calcio ne abbiamo visto. Ma chi dovrebbe segnare? Mignon, aspetta. Mignon. Lungo lancio su Giroud anticipato, però è colpo 5 di testa di Tonali. Recupera, vediamo Tonali. Denzel che lascia uscire il pallone in out, rimessa dal fondo. 5 minuti di recupero. 5 mi sembra anche un po' troppo. Tocca corto per De Vrij nella propria area di rigore, inseguito da Giroud. Lancio lungo dell'olandese a scavalcare il centrocampo, a cercare Dzeko che di testa anticipa Kalulu. Vediamo Sanchez, prova il corridoio per. Colpo di tacco di Teo. No, non c'è. Tonali. Iniziano adesso Tonali. I 5 minuti di recupero. Tonali. Leao. Tienila Leao. Leao. Oh, mamma mia, che accelerazione. Eccolo qui Leao. Tiene sempre la palla a Leao. Leao. Abbiamo dovuto aspettare 90 minuti per vedere Leao. Kalulu. E se Messias. Pensate, Gianni, state vincendo 2-1. Con dei giocatori che nonostante tutto, se facciamo poi le pagelle, hanno preso 4. Diaz! Nonostante tutto. Diaz! Il secondo tempo non do 4 a nessuno. Su, no, Diaz! Diaz! E Leao cosa ha fatto? Recupera lì. Giallo per Krunic. 4 minuti al termine della partita. L'Inter che nel primo tempo dava l'impressione di poter gestire il derby, nel secondo si è rintanata in zona difensiva e ha fatto una fatica boia e ha preso i 2 gol. Ora Vidal, largo sulla sinistra per Di Marco, può provare a crossare Di Marco in area, arriva al cross morbido a cercare Vessino che spizza di testa, la palla finisce a Dumfries in area di rigore, controllato rigori, da Teo, cross in mezzo Vessino, palla che arriva a Sanchez prova il controcross, corner per l'Inter, 91 minuti, 23-24 secondi, corner dalla sinistra, non ci va Sanchez, lascia l'incarico ovviamente a Di Marco con non il mancino, facciamo dei rigori sarà pronto mani, a crossare con il mancino a uscire. 92 di gioco, 3 minuti alla fine, 3 minuti e mezzo, è pronto Di Marco, arriva il cross di Dima sul secondo palo, Hernández anticipa, va a recuperare ancora Barella che può controcrossare, arriva il cross in mezzo. Meñán. Non ne hanno più. 2 minuti se ne sono andati, ragazzi, ne mancano 3, 180 secondi alla fine del derby. Meno male che c'è stata la pausa. Meno male che c'è stata la pausa. Non ne hanno più. Ora punto allo scudetto. Ho cambiato. Meñán al rinvio. Ma tu dovevi stare da questa parte, non di là. Sì. Perché è più interesse fermare la classifica. No, bravo, Darmian. Kalulu. Recupera ora De Vrij, seguito da Giroud. De Vrij allarga per Dumfries, si trova di fronte Hernández. Ancora Dumfries, ce ne ha 2, non c'è nessuno che lo aiuta. Giroud prova a rubare palla, fallo su Dumfries. E vabbè. È sofisco, fallo. C'hai anche pensato. 92-37, 38-39. L'Inter prova a mettere la palla in area dalla disperazione. Le ultime possibilità. Non serviva a fare fallo, punizione. Era già per terra. Di Marco ancora con il mancino sul vertice in barriera dell'area di rigore. Attenzione, si predispone Tonali. 92-56-57. Sta pronto Di Marco con il sinistro. 59-60-96. Preferisci perdere? Sta per partire Di Marco. Di Marco. Arriva il cross di Di Marco. Oh, mamma mia. Fuori. È finita. Fuori.
Inzaghi, 93, il Covid ti ha fatto male, 16, hai fatto 17, dei cambi, 18, 19, 20, 21, 22. Cambi, purtroppo. Intanto saluto Andrea, Riccardo, Giacinto e Alfredo da Parma. Vai. Ciao Parma. Ciao, ciao Parma. Andrea, Riccardo, Giacinto e Alfredo. Ciao Andrea, Riccardo, Giacinto e Alfredo da Parma. Viva l'Emilia. Ciao. Mignon, mignon. Un minuto e mezzo alla fine, dai. Mignon, mignon. Rinvio. Recuperiamo di con Di Marco. Ultimo giro di orologio. Di Marco pronto a mettere la palla nella metà campo del Milan. Lancio lunghissimo a cercare Vessino che spizza di testa. La palla finisce sulla sinistra Barella. Barella sul destro. Niente, non trova spazio per crossare. Ora serve ancora Di Marco. Prova. Lungo, 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 lungo. Para, para, Mignon. Mignon, mignon. Dai, dai. 44 e 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, dai, 18, dai. 19, 20, 21, 23, mancano 24, 20, 35 secondi 25, a partire da adesso. 26, 27, 28, 29, 30. Finita. Il problema è che è iniziato dal 55 a fare questa cosa, quindi è lì che... Vessino, ultima Sanchez, azione del derby. 7. Cambia tutto su Dumfries, 20 secondi al termine, Dumfries va giù. Teo. Teo. No, non... Teo. Bravo Tonali. Tonali con questa è una buona palla. Tonali. Dumfries la recupera. 10 secondi alla fine. Brutto questo. È attenzione. Rosso, rosso per Teo Hernandez. Brutto. Rosso per Teo Hernandez. Rosso diretto per Teo Hernandez allo scoccare del 95esimo. Era anche diffidato. E qui si va avanti per altri 30 secondi. Erroraccio di Hernandez che perde palla. Fa un fallo grave perché viene sanzionato con il rosso, lascia il Milan il 10 e regala altri 30 secondi di gioco all'Inter. Qui nettissimo lo va a scalciare, tutta la vita rosso questo per Teo Hernandez. Vediamo. Con l'ultima palla a disposizione dell'Inter c'è anche Handanovic? Sì. Ah, ma non è ancora uscito Teo. Vabbè, c'è adesso... Barella arrabbiatissimo, c'è. Con Di Marco gli sta dicendo vieni a battere. Devi segnare l'ultimo secondo, ma dai, hai avuto... 90 minuti per fare gol. Siamo avuto, in piena dai. Zona Inter. Adesso sta per entrare Bakayoko. Di Marco deve questo mettere la palla in area di rigore. Perché? Ma deve metterla bene però. Arriva il lancio in area. Salta Handanovic. Skriniar. Niente. Finisce finita. Qua. Non finisce è. Qua. Finita. È finita! È finita! È finita! È finita! È finita! È finita così, Francesco, me è finita. Me ne vado da lei, ma quando a sera tu resterai solo, ricordo qualcuno che amava. Attenzione Rissa, te. Rissa e ragazzi, andiamo. Attenzione a quello e che andiamo. Succede perché vedo animi agitati e all'imbocco andiamo. Degli spogliatoi. Milan c'è... batte Inter 2-1, doppietta di Giroud. Ho visto animi surriscaldati. Questa è la nuova classifica di Serie A con il Milan che si porta a meno 1 dall'Inter. L'Inter naturalmente ha la gara da recuperare contro il Bologna. A seguire ovviamente tutte bello. Le altre. Noi abbiamo ancora niente, praticamente un minuto. Ripartiamo da qui, dalla vittoria del Milan nel derby grazie alla doppietta di Olivier Giroud che ribalta le sorti di un derby che aveva visto l'Inter dominare nel primo tempo con il gol di Perisic. Strano l'atteggiamento dell'Inter che si è abbassata. Tutti i temi e argomenti di discussione che andremo a sviscerare dalle 20:45 in avanti, andremo ad ascoltare ovviamente anche gli allenatori in diretta dalla sala stampa. Si riparte dalla nuova classifica di Serie A con il Milan che vince il derby di Milano.